Buongiorno e buon fine settimana a tutti, cari amici. Oggi sono bello bimbando in questo primo fine settimana di settembre, 5 settembre 2020. Dai, dai, un altro pochino, poi l'estate finirà, passeremo all'autunno. Si pensa a una stagione dove il clima possa essere meno arroventato. Ma veniamo al vero motivo di questo primo video di oggi, parlando del super derby del Tortellino bolognese tra Fortitudo Bologna e Virtus Bologna, che si è giocato ieri sera, valido per la terza giornata della Lega A Supercoppa 2020, che ha visto gli ospiti della Virtus Bologna battere i fratelli, cugini, quello che volete, della Fortitudo per 87 a 73 con i parziali 24-18, 22-17, 11-31, 16-21. La top 3 di coloro che hanno segnato di più è questa: Banks della Fortitudo, 16 punti in 30 minuti e mezzo giocati. Gamble della Virtus, 15 punti in 21 minuti e 50. Chiude la top 3 Pietro Aradori della Fortitudo con 14 punti in 30 minuti e 17 secondi. Per quanto concerne la classifica, a questo punto possiamo dire che la Virtus in camera il terzo successo di fila, quindi questo le permette sicuramente, come abbiamo detto già ieri per l'Olimpia Milano, di volare a vele spiegate verso i playoff, quindi la fase ad eliminazione diretta di questa Supercoppa 2020. Nel prossimo match la Virtus affronterà nuovamente la Fortitudo, ma a casa sua, tra 2 giorni, il 7 settembre. Ovviamente la Fortitudo vorrà cercare di rifarsi. Comunque, le Vunere volano a vele spiegatissimo, saremo dire, anche perché la Fortitudo, Reggio Emilia e Cremona sono entrambe a una vinta e due perse. Poi la Virtus praticamente nella prima match ha vinto a Cremona 87-66. Nella seconda sfida ha vinto all'overtime in casa contro la Reggio Emilia 79-75 e appunto la partita di ieri 87-73. Quindi molto brava la Virtus Bologna. Speriamo a questo punto di vederne playoff una sfida tra Olimpia Milano e Virtus Bologna. Grazie a tutti. Tra non molto arriverà anche il video sulla nazionale italiana di calcio maschile, reduce ieri dalla partita contro la Bosnia Erzegovina. Grazie a tutti per l'attenzione e soprattutto vi devo ringraziare per il tanto attaccamento al video di ieri sull'Olimpia Milano, dove mi avete sostenuto in tantissimi. Quindi grazie a voi tutti. Mi raccomando, il divertimento e la positività, la felicità sempre, a quel paese, tutta la negatività, le cose che non va. Dobbiamo essere contenti e felici. Dobbiamo superare questo purtroppo tempo del Covid e quindi forza e coraggio, diamoci dentro, boia chi molla. Grazie a tutti, alla prossima. Ciao e forza sempre il tortellino. Ciao.